La modella da carpo. Non la spendere più, eh! Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La prima uscita ufficiale da quando sono caduto con le mini moto. Come sempre iniziamo questo video facendo benzina. La modella da carpo, 2000 litri. Guardi, questa moto è da pulire però. Lo so, non la pulisco da non so quanto tempo. Benzina fatta. Sto colando sudore da tutte parti. Abbiamo fatto benzina, ci siamo visti con il nostro amico Danilo. Ora facciamo la seconda Allora abbiamo fatto la prima sosta per incontrarci con il nostro amico Danilo, che c'ha una... tu c'hai un Modard, io no, ammortizzatore a me schifo. Prima sosta fatta dal benzinaio, anzi la prima in realtà l'abbiamo fatto incontrandoci con Danilo, che c'ha una XT660 600, non lo so che è il motore. Poi seconda sosta fatta invece al benzinaio, come avete potuto vedere, perché un motovlog non si può iniziare se non dal benzinaio. Ora invece ci aspetta un'altra sosta per incontrarci con il nostro amico Alessio, poi sosta a Sora per incontrarci con altri due ragazzi che hanno uno un CB1000 e l'altro invece un Monster 1200, robetta da poco insomma. Ora ci facciamo questo pezzettino di autostrada, come dicevo prima, per incontrare Alessio, che ci aspetta al primo autogrill dopo il casello. Da posto, tutte queste macchinette prima arrivano. Aspetta, c'ho pure un cavo che mi esce da qua, dalla carotide, non so se te ne sei accorto, eh. Eccolo. Certo che così ti salti la gamba a farlo ogni volta, però. Mi piace per ciò che predico, è una fine che non mi merito. Ma ci siamo persi Alessio! Arrivati al punto di incontro, il nostro amico Alessio ci ha raggiunto. Ecco, arrivato. Non sappiamo che problemi ha avuto. E quindi ora ripartiamo. E ci vediamo sempre tra un po', perché comunque questa è sempre tutta autostrada. Quindi vai con la musica e ci vediamo tra un po', ciao! Non è successo niente, metti di guanto. Dopo esattamente, vediamo un po', 78,6 km, siamo usciti dall'autostrada e Alessio ha il problema che non gli parte la moto a causa del sensore del cavalletto. Ora stiamo cercando di farla partire a spinta, vediamo un po' come va. Ha avuto lo stesso problema a uscire dall'autogrill, infatti l'abbiamo aspettato per un po', poi per fortuna gli è partito. Oh, che sto io qua. Grande. Non la spendere più, eh. Penso che anche noi siamo pronti per partire. Ci vediamo tra un po' quando incontreremo gli altri due ragazzi che vi ho detto prima, Francesco col Monster 1200 e Alessandro col CB1000. No ragazzi, quello che non avete appena sentito non è un problema del vostro PC, ma è un problema della GoPro Hero 6 Black, che a un certo punto smette di registrare l'audio. Non si sa il perché. Parecchi youtuber hanno avuto questi problemi, li sto avendo pure io. E sfortunatamente è capitato durante un giro bellissimo, pieno di curve. Infatti abbiamo fatto parecchi passi interessanti, che io d'altronde ho già fatto nel video che vi lascio qui in alto alla vostra destra, quindi alla mia sinistra. Considerando però che oggi ho fatto quei passi praticamente al contrario. I passi sono Forca d'Acero, le curve di Villetta Barria, Scanno, Passo Godi, Gole del Sagittario e poi abbiamo fatto anche il Passo del Diavolo, veramente bello. Di questi nessuno è uscito con l'audio, ma posso portarvi comunque un video RAW, ovvero un video dove si sente solo il rumore del motore. Quindi vi porterò un video RAW delle Gole del Sagittario, che vedrete praticamente dopo, e un video RAW del Passo del Diavolo, che vedrete in un prossimo video. Con la differenza che le Gole del Sagittario, che vedrete tra poco, l'audio è stato ripreso con la gamma secondaria che ho montato dietro e quindi riprende da dietro. Quindi il video sarà un po' più movimentato, più dinamico, perché riprenderò avanti e riprenderò dietro. Mentre il Passo del Diavolo, curve bellissime, dato che mi sono fermato a un distributore per cambiare la micro SD, per fortuna ho stoppato la registrazione, l'ho ripresa e qua è uscita con l'audio della GoPro. Quel passo è spettacolare, non ve lo perdete per nessun motivo al mondo, perché anche se solo un video RAW, ovvero dove si sente il rumore del motore, è una cosa spettacolare, ci sono curve assurde. Bene ragazzi, vi lascio al video delle Gole del Sagittario.